andiamo lì. Se resta vivo troppo assai, che la Cesare ci fotta a tutti quanti. Se fosse per me solamente, non mi importasse niente. Ma che la si fotta a Roma intera. Ha già voluto bene assai, ovvero. Ma se chi riesce a mettersi una corona in capo, chi non è più Cesare. Chi la diventa... Diventa una serpa vera, non lo sa. No. Casi sbagli a battute un guaio. Quella che poi ci dice Shakespeare, fino a già capito. Ma come ce l'ha già fa capire agli spettatori? Ricomincio. L'abbiamo visto ieri all'Opera al Foro. Ha cercando un trono dove fare il nido. È salito gradino, umile e rispettoso, perché umiltà e rispetto sono armi dell'ambizione. Ed ora che la vetta è vicina, quasi un coppa a scala, quello mica si porta indietro. Quando mai? Guarda qui, buono, si è montata la testa. A posto di farsi la galera, seriamente si è messa a fare un buffone. Schifa il mondo che ha lasciato giù e va cercando le nuvole in cielo. Dagli tempo, dagli una corona. E se la serpe sta ancora nell'uomo, lassù l'uovo si schiude. E addossa Roma intera. Ci sarà da morire, mamma. Siamo alle 10 di marzo. Su casa stanno venendo. Vado l'incontro, muoviti! Mi dispiace se abbiamo interrotto il tuo riposo. Stanotte manco mi sono potuto addormire. Benvenuti a tutti quanti. Amici, già dici pazienza. Devo fare un'imbasciata a Bruto.